Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui nel Sacellum, nella cappellina interna del convento, per leggervi uno straccio di una lettera che Padre Pio scrisse nel 1915 al suo padre Agostino. Era settembre 1915. In questa giornata lui gli racconta quello che era il suo stato d'animo dalla sua cara Pietrelcina. Ecco, tra un anno esatto sarà in questo convento a San Giovanni Rotondo. E lui scrive: «Non mi vogliate abbandonare, mio carissimo padre. Voi sapete bene assai che in Dio Gesù solamente ho posto tutta la mia fiducia, con la ferma speranza che non vada fallita e che io gli sia sempre fedele. Sento però il bisogno di essere mantenuto in piedi. Non basta, è vero, racconsolare un'anima ferita a morte. Nessuna parola, nessun suggerimento uscito da bocca umana, ma io sono persuaso che se il tutto verrà accompagnato da una fervente ed umile preghiera, sarà per siffatta anima sorgente di grandi tesori celesti. E voi, che siete stato dalla pietà del Signore arricchito di molte grazie sovrane, beneditene sempre il Signore e pregatelo a gradire la mia preghiera, a volervi così consolare finalmente con uno dei quei baci divini. Io mi sento vacillare», scrive Padre Pio. «L'arco della tribolazione, che è sempre teso, parmi che da un momento all'altro deve necessariamente spezzarsi. Il pensiero, che è sempre fisso nella mia mente senza volerlo, che se si spezzerà quest'arco sarà tutto finito per me, mi riempie di un sacro terrore, mi fa sentire tutti in un istante i dolori di una imminente morte, e se non muoio è per miracolo del cielo. Quanto spunterà, padre mio, quel giorno in cui la mia gloria canterà al mio Dio inni più lieti ed il mio cuore non sarà più straziato da questo crudele rimorso di non poter amare quanto pur ne sente il bisogno? Quando avranno fine tutti i miei timori, tutti questi sospiri? Misero me, lo comprendo benissimo che l'anima non entrerà nel suo eterno riposo se non quando, perduta per sempre in quell'oceano immenso di bontà, conoscerà ciò che egli conosce, amerà ciò che egli ama e godrà solo di ciò onde egli stesso è beato».